Ecco, questo è per te. Ah, ma che carino, grazie, davvero. Senti, sai se Marra viene stasera? No, no, io non credo che venga dopo tutto quello che è successo a scuola. No. Senti, va pure a ballare con i ragazzi. Di sì. Là c'è il buffet se vuoi sì, mangiare grazie, qualcosa. Vado. Melody, ok, a più tardi. Melody, scusa, il volo della signora è stato annullato e sta tornando a casa. Che cosa dobbiamo fare? Vai. Guardatela, guardatela, stasera sarà mia. Ve lo preannuncio già. Vedi, da il fatto adesso. È che Melody non fa per te. Tu sei più da campagna, eh? Guarda, quindi che non soltanto a te illusioni. Che piacciono le contadine, eh? Ma smettila. Ammettilo. Voi sapete niente di Mar? Ma smettila. Lo volevo chiedere a Tiago, ma non l'ho trovato. Ma non può essere vero che... Senti, se ne parlano tutti, ci sarà pur qualcosa. Tu non credi, eh? Bene, adesso canterò una canzone, ma c'è qualcuno che mi ascolta? Te lo ridò subito. Ma che vuole fare? E chi lo sa? Ciao. Ecco... Sono venuta qui a dirvi un paio di verità. Vedete, c'è un vigliacco tra noi, in questa stanza. Si chiama Nacho Perez Alzamendi. È stato lui a dire che io vendevo droga. Ma questo non era vero. Lui lo sa che non era vero. Perché è stato lui a mettere quelle pasticche nel mio zaino. Oh no. Mi ha diffamata. Ma che diavolo stai dicendo? Voi non crederete a questa storia, ragazzi? Perché mi odi, Nacho? Perché? Mi odi perché sono una brava ragazza. Perché sono una persona comune. O perché ho tanti amici che mi vogliono bene, è per questo. Io credo che sia per questo. Io credo che... Che non mi sopporti perché io ho... E sono... Quello che tu non avrai né sarai mai. Io credo che sia terribile sentirsi così soli, al punto che avrei avuto bisogno di farmi del male, perché questo ti ha dato gioia, è stato solo un breve istante di felicità. Ma ora ascoltami bene, Nacho. Tu potrai anche far circolare milioni di maldicenze. Potrai farmi odiare dalla gente. Potrai far sì che gli amici si allontanino da me. Ma mai, mai, Nacho, tu riuscirai a farmi scendere al tuo livello. Qualcuno qui crederà a te, altri forse crederanno a me. Ma quello che conta è che gli amici mi resteranno comunque vicino. E a te? Bene, io ho cantato. Tu vuoi dire qualcosa? Sentite, io di tutta questa storia non vorrei credere a quello che ha detto, perché io non ho... Lascialo perdere! Andiamocene da qui! Lasciatemi stare! Dobbiamo fare qualcosa, la signora starà per arrivare. Guarda che non sarò soltanto io a rimetterci. E allora levati di mezzo, va a nasconderti da qualche parte. Che cosa devo fare? Puoi dirmi almeno questo? Ma che hai nella testa? Sei levati mia figlia, di mezzo, non puoi trattarmi così.
Lei è tua madre.